Ciao, ciao a tutti e bentornati sul mio sbrilluccicoso canale. Oggi video consigli per gli acquisti, vi mostrerò i miei acquisti effettuati dal sito Perline Bijou. Prima di mostrarvi i miei acquisti, vi voglio ricordare che a grande richiesta è stata riassortita l'intera carrellata di kit della Parure Freedom. Ricorderete appunto il tutorial uscito qualche settimana fa in collaborazione con il sito Perline Bijou. La Parure Freedom, di cui ho realizzato insieme a voi ben tre pezzi. E sul sito Perline Bijou sono usciti praticamente tre tipologie di kit, anzi quattro, perché è uscito praticamente il kit dell'anello, eccolo qua, il kit degli orecchini, eccoli qua, il kit del bracciale e ovviamente per chi vuole l'intera parure c'è anche il kit dei tre pezzi. Quindi sono andati esauriti subito quando sono stati lanciati e dopo qualche giorno il sito è riassortito, quindi ora trovate ancora qualche kit disponibile della Parure intera o dei pezzi singoli. Poi è stato riassortito anche, che era qualche tempo che non c'era più, il kit degli orecchini Sanremo, che trovate sempre nella categoria dei miei kit in collaborazione con il sito. Questi sono gli orecchini Sanremo realizzati lo scorso febbraio, sempre in collaborazione con il sito. Trovate sempre appunto il kit sul sito Perline Bijou e trovate il tutorial sul mio canale. Vi lascerò comunque qui sotto tutti quanti i link di riferimento. Ma ora passiamo appunto al contenuto di questa meravigliosa scatola, i miei acquisti. Ecco che ho aperto il mio bel paccozzo e vi mostro subito il contenuto. Inizio subito dalle perle che già vi ho detto sto utilizzando tantissimo in questo periodo, quindi ho approfittato anche in questo caso di fare una bella scorta colori, soprattutto colori appunto adatti anche alla stagione estiva, come in questo caso che è questo bellissimo arancione, bello acceso, infatti fa parte della finitura neon. Sono confezioni da ben 80 pezzi, le perle da 4 mm. Guardate che belle. Poi ho preso quest'altro colore che adoro, lo sto veramente utilizzando tanto tanto questa colorazione, Neon Silk Raspberry. Guardate che bello. Guardate anche quest'altro che non avevo mai preso, ma è bellissimo. Neon Silk Antique Pink, bello bello anche lui. Poi abbiamo colori un pochino più scuri, eccolo qua. Metallic Blooming Dahlia, in questo caso sono 100 pezzi. Guardate che bello questo colore. Poi, anche in questo caso abbiamo 100 pezzi e metallic, non riesco a leggere da qua dietro, ma sicuramente voi vedete meglio dal vostro schermo. Guardate che bello comunque questo bel blu. Veramente stupendo. 100 pezzi, questo è il prezzo, come vedete ogni riferimento sulla bustina. E anche quest'altro tipo di marrone, bello bello bello, sono tutti bellissimi questi colori. Bene, poi sì, infatti ci sono, ecco un'altra confezione di perle, guardate che bello questo, anche questo fanno parte della categoria dove ce ne sono 100 pezzi, è Siam Ruby AB. Sì, infatti ho detto bene, me lo ricordavo anche. Vedete questo bel rosso veramente scuro che si intravede forse in trasparenza. AB. È veramente molto bello questo colore. Lo userò sicuramente per creare un bel contrasto. Belle belle. Poi sempre da 4 mm, ma in questo caso Swarovski, questo colore che amo proprio, il Mulberry Pink, sempre 4 mm appunto, Swarovski,
questo colore veramente fa parte della nuova collezione ed è sempre bellissimo. In questo caso sono 20 pezzi. Poi Swarovski, ho preso anche questi due rivoli da 14 mm, il cappuccino The Light, riconoscibile appunto dalla patina sul retro, il colore, mi servivano appunto, che poi lo vedete anche qua, cappuccino The Light. Io uso sempre il riferimento del retro per riconoscere appunto il colore. Poi ho preso queste gocce che sono le gocce Le Polaris, che mi avete visto utilizzare appunto anche nella Parure Freedom, negli orecchini, e ho preso questa versione glitterata. Adesso magari esco dalla bustina per farvi vedere meglio l'effetto, perché appunto il glitterato, guardate, sicuramente darà molta luce alla creazione. Eccoli qua. Bene. Poi ho preso delle rocaille, rocaille della Miyuki, guardate questo colore che bello, non l'avevo mai avuto, denim blu alabaster, bellissimo, anche questa è una finitura, forse SL sta per, allora, Dark Rose SL Alabaster, credo che SL sia per Silver Line, credo, poi non sono sicura. Bellissimo anche questo rosa, guardate, bello bello. Poi ho preso queste goccine. Sono gocce in cristallo e guardate che belle che sono. Anche questa, magari provo a toglierne una dalla bustina per farvi vedere lo splendore. Sono goccine piccine, come potete vedere, col foro trasversale, e sono veramente molto molto luminose. Guardate, a seconda di come le muovo, belle belle belle. Sono 15 gocce, come potete vedere, in cristallo. Ho preso poi questi pompon turchesi, molto molto simpatici, veramente. Belli belli. Poi ho preso delle monachelle, queste qua lunghe, color rosa mi mancavano, sto utilizzando molto questo tipo di base per orecchino, questa monachella lunga, perché mi piace metterci pendente orecchini piccini tipo la I Love Ginko, mi piace proprio la resa, ve l'ho mostrato anche in un video creazione se non ricordo male, e siccome mi piace utilizzare molto le rocaille oro rosa, mi mancava appunto la base orecchini in questo formato, in questo colore. Sono confezioni da 6 basi, quindi 3 coppie. E questo appunto sono tutti, ho preso due confezioni proprio per avere più coppie. Poi ho preso questi cuoricini, sempre color oro rosa, belli belli davvero, come vedete sono in zama. E sono veramente stupendi. Poi mi servivano ovviamente anche come componenti in oro rosa gli anellini che li avevo finiti, e questi sono veramente belli, spessi, di ottima qualità. E qua tutti i riferimenti. Ho preso poi il Fireline da 17. Lo uso raramente, ma a quello che avevo l'avevo terminato, quindi ho approfittato per prendere anche questa bobina.
Ma veniamo al motivo, diciamo, principale di questo ordine, ovvero le sfere da 18 mm che io ho preso ancora da loro, queste sfere colorate che utilizzo per mettere all'interno delle sfere Tiki. Mi avete visto mostrarle sui social e anche ho fatto un video apposito qui su YouTube dove vi ho mostrato alcune delle sfere Tiki che ho fatto dal tutorial di Margherita Fusco. Io da sempre utilizzo queste sfere che trovo da Perline Bijou appunto perché sono colorate ed evito in questo caso di colorare la sfera in legno perché comunque mi è capitato ancora di utilizzare quelle in legno ovviamente in mancanza di queste e mi piace comunque dipingere con dei colori acrilici in modo che comunque non si intraveda troppo lo stacco diciamo dal colore della perlina al colore del legno all'interno. Poi ovviamente ognuno è libero di fare come crede, però a me piace appunto fare questa cosa e per quello che ho ripreso. Al momento ho preso tutte quelle che avevano di queste sfere, quindi non so se torneranno ad arrivare e quando. Infatti ho preso tutte le bustine che vedete qua, alcune le ho già aperte. Ho fatto una bella scorta proprio perché mi servono. Ecco qua che escono. Sono proprio fatte bene col foro, tanto comunque non interessa perché vanno dentro, però sono in resina e sono anche leggerissime, quindi un altro vantaggio oltre ad essere colorate. Poi ovviamente visto che ho terminato quelle lì, le ho terminate sul sito, quelle lì colorate, ho preso comunque anche due confezioni, qua ce n'è 32, ma se ricordo bene le confezioni erano da 16, ho preso due confezioni di quelle sempre da 18 in legno. Che mancanza appunto terminate quelle, se non dovessero tornare ad arrivare sul sito, utilizzerò come ho utilizzato ancora quelle in legno, sempre comunque leggerissime anche loro, e le dipingerò con i colori acrilici a seconda appunto del colore che utilizzerò sopra. Ovviamente ne coloro un po' per tipo, poi dopo mano a mano le adeguo ovviamente alle perline, tanto so che comunque i colori quelli che utilizzo li so già, quindi non è che li coloro una alla volta, ecco quello che vi volevo dire. Anche voi se vi va di fare la stessa cosa, magari prendete una mezza giornata per colorarle un po' tutte e farle asciugare, dare anche eventualmente una seconda mano perché dopo do le due mani. E dopo le avete già pronte per i futuri utilizzi, ecco, non è che ogni volta dovete stare magari a dipingere una per una. E veniamo ora all'omaggio, eccolo qua, grazie, sono queste perline da, direi, da 10 mm, perline cerate, grazie veramente. Bene, questo era tutto il mio acquisto da Perline Bijou. Vi lascerò, come di consueto, tutti i link al sito qui sotto, i link anche diretti ai kit, così se avete bisogno appunto di qualsiasi informazione, comunque non esitate a contattarmi. Io ringrazio il sito per la sua gentilezza, disponibilità e velocità, come sempre, servizio, impeccabile. Ringrazio voi per aver visionato questo video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!